Buonasera a Enrico Oldoini, regista di tante commedie di successo e non solo, come Cuori nella tormenta, Yuppies 2, anni 90, più di recente La fidanzata di papà. E allora la prima domanda è questa per Oldoini, ma insomma quella della commedia è una vocazione o no? Beh sì, sì. Sì, direi proprio di sì. E anche quella dei film episodi, perché mi ricordo che quando ero ragazzino andavo in questi cinema affollatissimi, già cominciavo a fumare, spipettavo lì davanti sotto lo schermo, perché finivo sempre sotto lo schermo, andavo a vedere i film episodi e dicevo ma speriamo che ci sia un altro, speriamo che sia un altro. E mi sembra che poi è andata bene. Allora, e aggiungo, ma la vocazione della commedia è comoda, visto che comunque di solito incassa, o è scomoda, visto che comunque poi, almeno in Italia, non è particolarmente apprezzata, almeno dai critici? Sì, questo si dice da tanto tempo, che i critici hanno fustigato i grandi prima di me, cioè lo stesso Risi quando mi approcciavo, cioè stavo per fare i mostri oggi, ho detto ma chi te lo fa fare, perché vedrai che i critici ti faranno molto male, l'hanno fatto pure a me, adesso lo faranno a te. E dico vabbè, insomma. Allora su questo torniamo tra pochissimo. Intanto buonasera Massimo Giraldi, a proposito di critici, critico cinematografico. Buonasera. E buonasera a Milano ad Alessandra De Luca della redazione di Ciak, nostro partner nella realizzazione di questo programma. Buonasera Alessandra. Buonasera a voi. Allora, un po' mi ha già risposto Oldoini, perché la domanda era, insomma, non è un tabù realizzare i mostri oggi? No. No, perché? Anzi. No, ero preparato, sono arrivato preparato. Allora, chi sono questi mostri oggi e soprattutto che cosa hanno di diverso dal passato? Ma la difficoltà di fare questo film, a parte quelle che abbiamo appena detto, erano anche di stare molto attenti a non fare qualche cosa che poi la televisione fa tutte le sere. Cioè, mentre nel 1963, quando lo faceva Risi, c'era una sola televisione, non si faceva molta satira, per cui andavi a vedere i mostri e dicevi ah, che cosa ho visto, che non posso assolutamente mai vedere in televisione. Per noi invece è stato difficile, perché per esempio fare della satira politica è impossibile, voglio dire, c'è Crozza, ce ne sono tanti, cioè è una satira che è comunque ormai sotto i nostri occhi, a volte è anche involontaria. Allora, qui stiamo anticipando, perché questo argomento della satira politica credo che tra l'altro sia anche oggetto di qualche domanda da parte dei giornalisti. Allora scopriamoli meglio questi mostri oggi, li scopriamo nel salotto di Effetto Notte. Eccoli qua, prego. Rapporti con sua moglie? Bene, ci stimiamo. No, rapporti nel senso, rapporti sessuali, frequenza. Non esageri. No, 1/2 volte a settimana, scriva. E sua moglie? Beh, guarda, lo fa solo con me. È sicuro? Vive in un mondo di fantasia. Chi? Lei? No, ora che ci penso, effettivamente. Lasci perdere. Ma scusi, ma casa dove andiamo a abitare, com'è? Dici te la casa, dici. Ragazzi, è un'ubicazione che è una vista a spruzzo, cioè, vista mare. Niente mare. Ma beh, vista acqua, una villa, che di papà, sì. Ma non puoi capire. E dire del pavimento? Il pavimento, tutto l'onore, tutto moccazzato, tutto. Tutto moccazzato, finto. Fatto focato. Finto. Non sono troppi. Ma che troppo, guarda. Allora, la cifra di questo nuovo episodio mi sembra un po' quella della ferocia, come del resto anche in originale, e senza svelare troppo la sorpresa, ma insomma questo dialogo di Bucci Rosso con la figlia, perché non abbandoni questo lavoro straordinario, insomma, qui sveliamo un piccolo segreto, la figlia si prostituisce, quindi insomma, ecco, questo lavoro straordinario sta un po' a tutta la mostruosità. Allora andiamo dai giornalisti, quindi Alessandra, cominciamo da te. La cifra del film è la ferocia e si adegua al gusto di oggi, che ne pensi Alessandra? Ma io veramente di ferocia non ne vedo tanta, nel senso che io ho come l'impressione che il film se la prenda un po' con le persone sbagliate. Cioè è vero che queste persone sono dei mostri, però sono anche un po' vittime, nel senso che a me sembra che il film invece non metta a fuoco i veri mostri, cioè non abbia avuto questo coraggio. È un problema di sceneggiatura naturalmente, non di regia.
non abbia avuto il coraggio di mettere a fuoco, di guardare in faccia i veri mostri, che sono da un'altra parte e che sono molto più difficili da riconoscere. Tutto quello che non viene, il non detto, il nascosto, quello è il mostruoso. Ma quali sono, Alessandra, quelli della politica? Quali sono, Alessandra, anche quelli della politica, perché no? Perché non affrontare il tema della politica? Era uscito fuori. I mostri fuori. Sono anche lì. Ecco, vediamo che ne perché penso... Perché non raccontare perché l'Italia è diventata quella che è, per esempio? Sentiamo, facciamo rispondere Oldoini, sì. Noi avevamo scritto molti episodi, anche magari qualcuno che avrebbe fatto più piacere alla signora, però... A un certo momento ci siamo resi conto che insomma era difficile superare quello che la televisione ti dà tutte le sere, diversamente, come dicevo prima, da Risi del 1963, per cui rischiavi di fare delle cose che poi venivano in qualche modo superate da un'attualità. Per esempio, parlando di accoglienza per questi cittadini sì. extracomunitari e per quei mostri che si occupano di sistemarli, esce il film e poi c'è uno sketch vero, che appare sulla prima pagina di un giornale, dove vedi che c'è qualcosa di molto peggio che se l'avessimo fatto noi avrebbero detto ma cioè, esagerano sempre. Invece, poi insomma, non lo so se non ho risposto. No, è una risposta a una assolutamente. Massimo? No, io credo che legittimamente uno si può aspettare tantissime altre situazioni, oltre a quelle che i 16 episodi, che non sono pochi comunque, insomma, il film ci fa vedere. Perché se è vero che i mostri sono tanti, bisognava pur fare qualche selezione. Io credo che nell'Italia di oggi, come anche forse in quella del passato, perché adesso è inutile fare delle quantificazioni su se si era meglio ieri, se era peggio oggi, ci siano dei mostri che sono talmente evidenti, che si mostrano come tali, che forse era inutile anche dedicare loro degli episodi. In politica ci sono dei mostri, in televisione, come ricordava Oldoini, ci sono talmente delle situazioni mostruose che ripeterle in un episodio filmico forse poteva essere un doppione. Quindi è stato meglio, secondo me, anche se poi non tutto è riuscito, andare a pescare delle situazioni un po' nascoste, quelle dentro le case, dentro le famiglie, dentro situazioni che sono meno visibili anche in televisione, e farci capire che lì ci sono anche delle situazioni mostruose. Senta, ma che idea... Oldoini, vedo che cosa... Ha risposto da Dio. Bene, allora questo non rispondiamo perché ha già detto tutto lui, però io sono curioso di sapere lei che idea si è fatta, perché nel film ci sono diverse situazioni, non le possiamo riassumere tutte, alcune le abbiamo viste, si parla di cinismo, avidità, indifferenza, falso perbenismo, cialtroneria, vanità, cosa è peggio oggi? Insomma, cosa vi siete spaventati di più a raccontare? Ma devo dire, spaventati non ci siamo spaventati a raccontare niente, però non è che per vigliaccheria ci siamo tenuti sul generico, però era un generico che a noi stava molto bene in quanto poteva appartenere a chiunque. Abbiamo preso dei personaggi molto in vista, come l'attore famosissimo, abbiamo preso un povero operaio sfrattato, per cui abbiamo cercato di rappresentare un'umanità che però portasse dentro quello che è la mostruosità, i difetti, i peccati che sono comuni a tutti, non soltanto ai grandi mostri. Allora, vediamone ancora un momento di questi mostri oggi. Eccoli qua, prego.